chi ti ha avuto? Non ce l'ha avuto, nessuno l'ha avuto. Allora, sulla mangio a merda, sulla mangio a merda. E qui dentro c'è il raso di Dalezzo, ma morendo l'Ilva, morimmo in zambo, giustamente, hanno lasciato l'Ilva per qui dentro. No, ma volevo qualche costo qua, mettiamo pure qua, o no? Così c'è una bicchiera di qua, te salgi ciò. E me vedi tu, ti metti sempre una bicchiera di più. Non hanno pure che piccino rosso. Ci sostengo. Ancora più piccoli mi servono lui. Ah, tutti e due tappa. Sì, uno. Uno porta più uno dei gigi e gigi. Sì. Sta bene. Non trovi le mille taglie. Toni di là qualcosa, no, metti là. No, mi sta. Prova a metterla qui, sì. Aspetta, dai. Vai. Va, va. Sì. Così, sì. Non è un lavoro. È una parte dove c'è l'amore. Per me è così, io se avrei un posto per i miei figli, nell'Ilva non l'accetterei mai, perché sto mandando i miei figli nell'amore. Rispettiamo le tre cose, salute, ambiente e lavoro, le tre cose fondamentali sono quelle, sì, basta. Sì. Ma purtroppo noi stiamo morendo e gli altri stanno mangiando, chi ci piangerà? Aspetta, qua qua. Sì, scrivi. Sta qua, ma abbiamo fogli che non ne paiamo. A chi vuole lui a pagare, a chi non vuole lui. Un foglio vecchio, dove stai? No, dove stai il foglio vecchio? San Giolino. Dove per San Giolino e dove per... Sì, ma tu fa fare quella porcheria in casa, però. Torni in cacca. C'è dai da ora, dalla digiuna. Lunedì facciamo, no? Lunedì è... Sì, io pensavo di fare dire. Dalla Giolino. Qua, San Giolino, dove per... Rosa Nevra e come si chiama Dovevra, Teresa. Sì, San Giolino, Teresa e Rosa. Rosa ha pigliato San Maria Pallò. Sì, a posto. Che mo ci scendiamo nella baia. Mettila qua, che è, no. Ecco questo qua nella baia. Mettila appena data. Questo no, tieni. Aspetta. Allora, 88. 89. Il marito della signora è morto qua. Come è morto? Aveva un tumore alla testa. Un tumore nel porto, lavorava, un tumore. Poi la trombatale ci voleva, è passata a 100 metri da me, qua. Qua ci mancava, e lì è un, come si dice, una gattina che sta passando in cuoio sopra. No, ce lo dice loro. Ciao, andate, rapigliatelo, no? Beh, ciao. 5 minuti, Andiamo a vedere. Tutte e due c'è il filo, sto da fa! Ciao! Non è venuto, so! 35 anni che abito qua! Ci hanno messo provvisori e stiamo muovendo qua! Ma dai, cugina, me! Dica, papà, tu c'è il filo, so di! Vedi che madre! Mi dispiace per noi e anche per quelli che sono fuori, che sono tarantini.
A me dà fastidio vedere tanto sui telegiornali solo per parlare dell'Ilva. Cioè, non è una cosa buona alla fine che ti fa stare bene. Siamo sempre stati gli ultimi della classe, cioè. Non ci pensa proprio noi, a Taranto non pensa nessuno. Questo volevo dire al governo. Venissero loro a vivere qua. Thank you! Thank you, grazie! Prendilo e comprilo un'altra volta, ecco così lei migliore. La che puccia d'acqua! Vogliono chiudere lì, l'avete detto? Sono tutte docesti! Come devono mangiare? Babbone bella! Pronte! Pronto! Io sono andato qua, ho 42 anni, e io che ho fatto 42 anni di sofferenza, di discriminazione, persone care che mi sono morte, amici. Io ho paura del malato, perché è una delle malattie più brutte del tumore, cioè che esiste, secondo me. E credo che tutti la pensano così, tutta la gente in Taranto la pensa così. Anche se qualcuno, operaio, qualche operaio pensa no vabbè ma se chiude l'Ilva che cosa devo fare? È vero, però secondo me viene prima la salute e dopo il lavoro. E sto da stile! Amo, prendere uno zio, uno solo. L'hai preso? La gara tieni, sei! Allora lo zio. A è pure annati, a fi. 70! Oh, 70! 70, no, piccina, 3, 70! Tere, non me lo dite! 70! Fino a 70! 70! Enza! Oh! Figa, tira due piccine da un ring, 70! It's not.